Per ogni gamer degno di questo nome, avere il mouse giusto per le proprie esigenze è un aspetto fondamentale. È un aspetto fondamentale perché il mouse è la prima arma che avete contro i vostri nemici virtuali. In moltissime occasioni si rivela essere più importante dell'arma stessa che state utilizzando in game, perché un buon mouse vi deve garantire comodità e precisione. In questa video recensione analizzeremo e parleremo un po' del ROG Gladius 2 Wireless e del mousepad Valteus Key, un nome che in alcune regioni si traduce in maniera simpatica, però questa è un'altra storia. Se non fosse per una piccola mancanza, secondo me, che ha questo mouse, è appunto una mancanza che vedremo anche proprio relativa al Valteus Key, che è un mousepad wireless con ricarica wireless. Dicevo, se non fosse per una piccola mancanza che andiamo poi a vedere, io direi che questo mouse è un mouse a dir poco perfetto. Parliamo di un mouse che si può acquistare online a circa 96 euro, è un mouse destrorso creato da Asus e rivolto a gamer. Perché per me è a dir poco perfetto o quasi? Perché a parte le linee, che sono sicuramente l'aspetto che mi piace di più di questo mouse, le linee e il peso, perché stiamo parlando di un mouse con linee abbastanza semplici, ma è accattivante. Basta guardare la parte frontale, sembra una Lamborghini Stealth, e ha un'impugnatura laterale in gomma antiscivolo che è a dir poco pregevole, è fatto veramente bene, la qualità costruttiva è elevatissima, e il peso non è assolutamente da lasciare in secondo piano. Se ovviamente è un aspetto che è personale, c'è chi piace un mouse più pesanti, c'è chi piace un mouse più leggeri. Se siete tra quelli come me che preferiscono mouse abbastanza massicci e cicciottelli, questo non è cicciottello in quanto a linee, ma è un falso magro perché con i suoi 130 grammi circa di peso è un mouse che si fa sentire in mano ed è comodo in fase di utilizzo. Non ho mai riscontrato, l'ho usato per qualche giorno in game, non ho mai riscontrato imprecisioni e difficoltà di movimento e cose del genere in fase di utilizzo. Parlando delle caratteristiche tecniche, abbiamo 6 bottoni, 6 pulsanti, abbiamo il classico tasto destro e sinistro, lo scroll con il suo tasto centrale per cambiare i DPI. Abbiamo due possibilità, quindi due configurazioni per quanto riguarda i DPI, passando da 100 a 16.000 DPI, e abbiamo i due tasti laterali che sono in una posizione piuttosto comoda perché risultano essere subito sopra l'impugnatura. Non abbiamo tasti nel mezzo, eccetera. Manca un tasto sniper, quindi la possibilità di premere e mentre teniamo premuto cambiare i DPI del mouse. Quindi magari se stiamo giocando e stiamo checkinando un tasto del genere può esserci comodo per ridurre e andare in precisione per quanto riguarda lo spostamento del mouse. Questo non ce l'ha, è un aspetto che io non reputo neanche negativo perché non sono tantissimi i mouse che hanno questa funzione e comunque non è super utilizzatissima. Volendo possiamo impostare un tasto esattamente come questo e cliccarlo e andare a sostituire i DPI al volo, però è un'operazione abbastanza scomoda, secondo me, in fase di game. Comunque, questo non è l'aspetto negativo del quale parlavo all'inizio. Abbiamo 400 IPS, è un mouse che dalle caratteristiche tecniche è assolutamente al top di gamma.
Ovviamente voi lo vedete rosso, ma è RGB, abbiamo la possibilità di configurare tutte le luci che vogliamo e di sincronizzarlo con anche tutti gli altri prodotti della stessa categoria e quindi fare in modo che funzionino tutti con lo stesso gioco di luci. Questo lo andremo a vedere più avanti in questo video, perché grazie all'applicazione Armory 2 che si può scaricare dal sito ufficiale ROG possiamo appunto gestire tutte le varie colorazioni e personalizzare quelli che sono i tasti e le varie funzioni, come appunto la precisione DPI del mouse. È un mouse wireless, appunto, abbiamo la possibilità di utilizzarlo in modalità wireless 2.4 GHz o Bluetooth. Abbiamo ovviamente anche in dotazione il cavo per caricare il mouse. La durata della batteria io non l'ho trovata così bassa, mi sono trovato piuttosto bene. Se abilitate la funzione RGB con il cambio continuo di luci cala un pelo la batteria, però io vi consiglio e comunque consiglio sempre di tenere il cavetto volante attaccato al computer, e quando non si utilizza il PC che si spegne, si attacca al volo il cavetto e si lascia caricare il mouse. Mouse che appunto va caricato tramite cavetto, ed è questo l'aspetto negativo. Aspetto negativo che posso analizzare parlandovi di invece quest'altro prodotto, che è il mousepad Balteus Key. È un mousepad da 320x370 mm, è abbastanza spazioso, è un mouse rigido, è spesso circa un centimetro, è anch'esso RGB, abbiamo 15 zone assolutamente personalizzabili per quanto riguarda i colori, e anche in questo caso tramite Armory 2, che adesso andiamo a vedere. E la caratteristica di questa versione del Balteus è la possibilità di caricare smartphone e altre apparecchiature che appunto consentono la ricarica wireless tramite l'apposita sezione che troviamo qui in alto a destra. C'è appunto la scritta Key, possiamo prendere il nostro smartphone, appoggiarlo, in questo caso ho il Note 9, appoggiarlo, come vedete mi si illumina tutto il bordo, perché questa è un'impostazione che ho scelto io, del Balteus Key, e ad indicare che il telefono è in carica. Qua in alto abbiamo la possibilità tramite un pulsante di andare a modificare quello che è il gioco di luci, in questo caso mi cambia l'intensità, perché tramite software ho impostato io la scelta del colore rosso, che è un po' indicativo del brand ROG. Abbiamo una porta USB 2 pass-through, io in questo caso ho collegato il ricevitore wireless del mouse, e abbiamo un ingresso per collegare il cavo di alimentazione della funzione di ricarica wireless. Lo colleghiamo a una porta USB o a una presa a muro con appunto l'adattatore USB. Dopodiché possiamo utilizzare la nostra base per caricare appunto il telefono o tutti quegli accessori che sono compatibili con questa funzione. Purtroppo, come già detto, il Gladius 2 wireless non è compatibile con questa funzione, il che è un po' un piccolo punto negativo, l'unico punto negativo che ha questo prodotto, che per il resto è eccezionale. Andiamo un attimo a vedere tramite il software Armory 2 quali sono i menu di configurazione di entrambi i prodotti, quindi del mouse Gladius 2 e del Balteus Key, e qual è un aspetto a livello software che secondo me andrebbe leggermente migliorato. È una sciocchezza, però è una cosa che secondo me andrebbe un pelo rivista. Dunque andiamo a vedere quello che è l'Armory 2, il software che ci consente di
settare le impostazioni del mouse e anche del nostro mousepad. Possiamo appunto scegliere tra vari profili personalizzabili. Nella prima schermata abbiamo la possibilità di modificare le funzioni dei vari tasti del mouse, scegliendo tra appunto un tasto mouse funzione oppure a attribuire un tasto della tastiera al nostro pulsante del mouse, utilizzarlo per qualche macro o utilizzarlo per delle shortcut, delle scorciatoie di Windows. Nella schermata performance possiamo ovviamente impostare quelli che sono i due DPI, quindi in base a come pigiamo il pulsante abbiamo la possibilità di arrivare a 16.000 DPI e partendo da 100. Possiamo ovviamente anche modificare altri parametri, come per esempio la velocità di risposta del bottone, che va da 4 millisecondi fino a 32, e la possibilità di aumentare o diminuire quella che è l'accelerazione, la risposta in accelerazione del mouse e la decelerazione del mouse appunto quando ci fermiamo del target della freccetta. Poi abbiamo la schermata lighting, dove possiamo scegliere le varie luminosità dei loghi del logo ROG presente sul mouse e della rotella dello scroll. Possiamo scegliere tra un colore statico a scelta appunto tra tutti quelli che abbiamo qui essendo RGB, oppure cambiare le varie funzioni con appunto un ricircolo di colori, una funzionalità breathing che praticamente fa pulsare il colore nel nostro mouse, eccetera eccetera. Abbiamo la possibilità di calibrarlo e poi abbiamo quello che è l'icona che ci mostra la percentuale rimanente della batteria. Abbiamo la possibilità di creare macro, statistiche relative al prodotto, e poi abbiamo il menu sync che andiamo a vedere subito dopo aver parlato di quello che è invece il menu del Baltheus. Anche qui tre profili, abbiamo la possibilità di scegliere cosa fa la basetta, quindi il tappetino, i LED del tappetino, quando andiamo a premere il tasto presente sul tappetino stesso. Quindi abbiamo una scelta tra lightning, quindi cambiare il tipo di luce, o brightness, quindi l'intensità della luce. Abbiamo l'icona relativa alla basetta key wireless charging, quindi in questo momento ho il telefono appoggiato e sta caricando. Se lo tolgo passa direttamente in modalità standby, dovrebbe aggiornarsi, eccola qua, è andato in standby. Adesso riappoggio il mio telefono e dovrebbe tornare in charging, eccolo lì. Ora, la funzionalità sync, questo è un po' l'aspetto carino e l'aspetto negativo di questo software. Ecco, l'aspetto positivo è appunto che noi, andando a scegliere tra le varie funzioni static, breathing e color cycle, possiamo fare in modo che sia il mouse che il mousepad ed eventualmente altri prodotti che supportano questa funzione siano tutti coordinati per quanto riguarda i giochi di luce e le luci. Però se attiviamo questa funzione, purtroppo non possiamo più modificare i parametri del mouse. Dunque, vi consiglio questi due prodotti? Allora sì, vi consiglio entrambi i prodotti, partendo dal mouse. Se cercate appunto un mouse per giocare che sia preciso, affidabile, che non sbagli un colpo, che vada esattamente dove volete voi, il Gladius 2 Wireless è sicuramente il mouse che fa per voi, perché è veramente stupendo. Se cercate un mouse con la ricarica wireless, purtroppo questo non è il mouse che fa per voi, però se è un aspetto marginale allora potete puntare su di lui. Se cercate un tappetino che abbia la funzione basetta di ricarica wireless, allora il Baltheus Key
può essere un prodotto che fa per voi. Se cercate un prodotto premium, quindi con finiture premium, con la possibilità di andare a scegliere quelli che sono i colori e quant'altro, questo è sicuramente un ottimo prodotto. Se state cercando entrambe le soluzioni, quindi dovete comprare un kit mouse e mousepad, beh, in quel caso probabilmente io non acquisterei questi due prodotti insieme, perché nel momento in cui compro un mousepad con la funzione di ricarica wireless, probabilmente andrei ad abbinarci un mouse che supporti la ricarica wireless. Detto questo, per quanto riguarda questa recensione è tutto. Vi esorto a lasciare un commento qui al video, in descrizione troverete il link alla recensione completa. Su xtremehardware.com ci sono numerosissimi altri test relativi a prodotti hardware e accessori. Iscrivetevi qui al canale di YouTube, seguiteci su Instagram e sui social, in particolare su Instagram e appunto qui su YouTube, perché arriveranno dei giveaway e dei contest per coloro che sono iscritti. Per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione di xtremehardware un saluto, ciao!